È il 13 ottobre del 1985, appena qualche settimana dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze, nelle acque del lago Trasimeno viene ripescato il corpo di un uomo senza vita. Lo sventurato viene subito accostato al nome di Francesco Narducci, medico e professore universitario perugino di 36 anni, scomparso qualche giorno prima. La morte viene archiviata in fretta e furia come un incidente e la salma tumulata senza procedere nemmeno all'autopsia. Il verbale sulle cause parla chiaro, morte per annegamento, ma tutta la vicenda, a oltre 30 anni di distanza, diventerà uno dei gialli più inquietanti mai visti prima. L'8 ottobre del 1985, Francesco Narducci, giovane medico della buona borghesia perugina, scompare misteriosamente mentre si trova a bordo della sua imbarcazione sul lago Trasimeno. Alcune ore prima, mentre si trova al lavoro nell'ospedale di Perugia, riceve una telefonata e lascia il lavoro. Si precipita a casa e nel pomeriggio, dopo aver mentito alla moglie Francesca Spagnoli, dicendole che si sarebbe recato nuovamente al lavoro, sale sulla sua Honda 400 e si dirige a San Feliciano, sul lago. Qualcuno dice che subito dopo la telefonata Francesco Narducci abbia cambiato umore, si sia turbato, agitato. Altri smentiscono, sostenendo esattamente il contrario. L'unica cosa certa è che da quel momento Francesco Narducci sparisce nel nulla. In città, e non solo, cominciano ad accavallarsi le voci su un suo coinvolgimento nelle vicende del mostro di Firenze, ma restano solo illazioni, senza riscontri. Dopo 5 giorni, il 13 ottobre, nelle acque del lago Trasimeno, tra l'isola Polvese e il paese di Sant'Arcangelo, a pochi chilometri da Perugia, viene avvistato il corpo di un annegato. Subito si vocifera che si tratti del cadavere di Francesco Narducci. Una volta ripescato, il corpo adagiato sul molo, si capisce subito che c'è qualcosa di strano. Quell'uomo è troppo basso, grasso e senza capelli per poter essere il medico perugino. Intorno alla vittima si crea immediatamente un cordone sanitario che non lascia avvicinare nessuno. Il medico legale in servizio quel giorno non viene avvisato. Al suo posto interviene una giovanissima dottoressa, ancora fresca di laurea, alla quale viene a malapena fatto vedere il cadavere. Le viene detto che l'uomo è Francesco Narducci, che è morto annegato e che deve firmare il verbale. La donna, davanti a tutta quella gente così importante, non sa che fare, è imbarazzata e persino intimorita. Non le resta che sottoscrivere quanto le viene detto. Poi il corpo viene trasportato ufficialmente nella villa di famiglia. Una telefonata che venne intercettata dalla polizia, dove si diceva: stai attento, se non ci dai i soldi più o meno ti facciamo fare la fine che abbiamo fatto fare a Narducci, eh? E in qualche modo si pensò che Narducci fosse stato ucciso. Le prime indagini a questo riguardo dimostrarono strani fatti riguardo proprio al cadavere di Narducci, che non corrispondeva esattamente a quello che era stato individuato e trovato, e soprattutto al quale non era stata fatta neanche l'autopsia, e verso il quale erano stati trovati degli indizi che riguardavano interventi della massoneria, interventi di uomini molto potenti, per evitare uno o l'altro degli atti istruttori. E allora ne è nata una indagine approfondita che ha coinvolto il centro studi, il nucleo, la squadra antimostro che era ancora capitanata dal dottor Giuttari, che era il poliziotto che appunto comandò la squadra antimostro dopo la fine dell'era in cui questa squadra veniva comandata da Perugini, e si cercò in tutti i modi di giungere alla dimostrazione della presenza di Narducci nei confronti delle vittime del mostro di Firenze. Non solo Narducci, venivano trascinati in questo anche il farmacista di Firenze, quello che effettivamente aveva rapporti con Perciani, aveva avuto rapporti con Perciani,
e un medico di Firenze, come se ci fosse stato una natura, un gruppo che si era comportato in modo esoterico. E la teoria che venne presentata dagli investigatori fu che il mostro di Firenze agisse a due livelli: un primo livello con l'uccisione delle persone, un livello pratico, e questo era qualcosa che veniva fatta da manovali come Pacciani e come altri, ma che ci fossero dei mandanti. Questi mandanti sarebbero stati in qualche modo lo stesso Narducci, il farmacista e personaggi di altro tipo che facevano parte di un gruppo di esoterico, di persone capaci di compiere questi delitti senza uno scopo preciso. Questo è uno dei pastrocchi più orrendi che sia mai stato in giro per procure delle repubbliche e tribunali italiani. Quando se ne parlerà più in qua, perché più in qua, aspettando che il paese diventi un po' più normale, come diceva qualcuno. Speriamo ci si arrivi prima o poi, io non lo so, perché i segnali non sono tanto buoni. Ecco. Si dirà che è una cosa, una struseria incredibile. Alla base di tutto sa chi c'è? La signora Carlizzi, sembra impossibile, ma c'è sempre, quando c'è le cose più strane in tutta questa vicenda, c'è di mezzo questa signora che accusò Walter Chiari di essere l'omicida, non so di chi, non mi ricordo preciso, e riuscì a provocare la resumazione del cadavere, addirittura, capito? Questa è una persona, l'ho conosciuta, un personaggio incredibile. Fu là a dire, ma c'è quello che si è affogato là, lo sa di meno. Perché in città, siccome c'era una certa vicinanza cronologica fra l'omicidio dei francesi, il duplice omicidio dei francesi, e l'affogamento di questo poveraccio, diceva, ma non sa che magari questo si è ammazzato perché c'ha a che fare. Insomma, si mescolò la cattiveria e la mitomania di questa donna con una certa invidiuzza della gente di Perugia nei confronti di questo giovanotto di belle speranze, piuttosto su da un punto di vista familiare e anche professionale, che però aveva sì degli atteggiamenti, la moglie insomma lo diceva, non era abbastanza, forse, chissà, molto presente in famiglia, insomma, ci fu insomma questa congiura nei confronti di questa persona. E come ho detto, era affogata. Ne lavora di meno, perché era caduto dalla barca. Ed era caduto dalla barca perché era pieno fino a qui di un oppiaceo che gli era stato prescritto per superare la depressione. E questo è venuto fuori da capelli quando è stato riesumato il cadavere. La professoressa Montagna, là di Perugia, l'ha certificato questo aspetto. Ho letto delle cose ufficiali che mi lasciano sgomento sull'ignoranza di chi certe cose dovrebbe saperle. Quando dicono che il cadavere aveva aspetto negroide, forse non sanno che un cadavere prende un aspetto negroide effettivamente dopo una certa permanenza in acqua. Si gonfia e diventa nero. Dicono è possibile misurarne l'altezza facendo riferimento a quanto sono larghe le assi del... Ma è un assurdo, basterebbe un'inclinazione, o è perfettamente perpendicolare alle assi, oppure basta un'inclinazione di 2 gradi e cambia il calcolo. Quindi la cosa è fare queste cose, è assurdo, e alla fine, assurdo per assurdo, sono arrivato a essere io incriminato
come mandante dell'omicidio, che poi lo stesso dottor Mignini ritirò, ma insomma per un po' sono stato il mandante dell'omicidio. Io avrei cercato, avrei voluto, avrei fatto eliminare Narducci, che era in crisi nell'ambito della cosiddetta setta che costituiva, che era al corrente dei delitti del mostro di Firenze, perché era entrato in crisi e quindi avrebbe parlato, l'ho fatto uccidere perché mi avrebbe tradito, quindi il mostro di Firenze ero io, che come sceneggiatura di un film di serie B funziona, il giornalista che dall'inizio ne scrive è lui il colpevole. Direi che lì a Perugia, tra questa e l'altra storia che l'ha resa agli onori delle cronache, quella di Amanda Knox, è possibile vedere tutte le incongruenze, tutte le contraddizioni, tutti i difetti del sistema giudiziario e investigativo italiano. Sono concentrati in questi due casi. È stato addirittura arrestato un giornalista di Firenze che aveva partecipato a tutte le vicende del mostro, denotandole sui propri giornali. Sono state interrogate decine di persone, sono state fatte numerosissime indagini, ma di tutte queste indagini che cosa ne rimane? Assolutamente nulla, perché il mostro vero e proprio aveva fatto sicuramente scomparire tutti quegli effetti capaci di inchiodare eventualmente al ruolo di mostro di Firenze qualcuno, qualche persona nota. In realtà nessuno, non è stato possibile accertare la responsabilità di nessuno, e quindi oggi non si parla più di Narducci in questo senso, né si parla più di medici o di comunque personaggi di un certo livello che avessero compiuto i delitti del mostro di Firenze per particolari motivi che hanno a che fare con le droghe o con i gruppi, le sette dei gruppi che si fossero capaci di riunirsi e di individuare questi soggetti e poi da sacrificare. Ecco, non c'era nulla di tutto questo, quindi nulla di tutto questo è stato trovato. Addirittura è difficile poter dire che lo stesso Narducci sia mai stato a Firenze, e quindi cosa dobbiamo pensare di questo? Assolutamente niente. E si è trattato dell'ulteriore sviluppo di una materia nata per mancanza di dati di fatto veri, concreti, che potessero in qualche modo ricordarci la storia di Firenze e dei suoi meccanismi. La vicenda del medico perugino, nonostante il suo nome accostato ai delitti del mostro circolasse da tempo negli ambienti del capoluogo umbro, nasce ufficialmente agli inizi degli anni 2000, quando la squadra mobile di Perugia indaga su una vicenda di strane telefonate ricevute da un estetista di Foligno, in cui una voce camuffata la minaccia di morte: «Ti facciamo fare la fine del medico morto nel lago». Ad allarmare l'allora capo della mobile, Piero Angeloni, soprattutto il fatto che nelle minacce si facevano riferimenti sulla morte del medico perugino che fino ad allora nessuno aveva ancora pubblicato. L'inchiesta è ufficialmente aperta, i responsabili vengono presto identificati ma si dicono subito estranei a qualunque coinvolgimento nelle vicende del mostro e la loro posizione è subito chiarita. Quelle telefonate intimidatorie altro non erano che una banale vendetta per storie di incontri a due finiti in lite. I sospetti sul medico perugino però rimangono. Le voci su un suo possibile coinvolgimento nelle vicende fiorentine sono sempre più insistenti e il pubblico ministero Giuliano Mignini decide di vederci chiaro.
comincia a sentire le prime persone e tra loro anche il medico legale che il giorno del ritrovamento del corpo di Narducci era in servizio ma non venne chiamato, mentre la vicenda viene archiviata in tutta fretta come morte per annegamento. Nel 1985, subito dopo il ritrovamento del cadavere, a Perugia tutti dicevano che quella morte aveva a che fare con il mostro di Firenze. Illazioni che nessuno è riuscito mai a capire, ma che di certo non fermano il PM Mignini, che nel 2002 chiede e ottiene la risumazione del cadavere del medico. Da qui emergono le prime anomalie negli accertamenti sul cadavere ripescato dalle acque del lago Trasimeno e che portano ad ipotizzare l'omicidio di Narducci. Ma sarà l'autopsia ad arricchire l'intera vicenda di ulteriori misteri. Gli esami autoptici per il consulente Giovanni Perucci dell'Università di Pavia dimostrano la presenza di lesioni compatibili con lo strozzamento. Perucci infatti scopre la frattura all'osso ioide, che per il perito e per il procuratore della Repubblica è la prova dello strangolamento. Ma le sorprese non mancano. Dall'analisi dei tessuti del medico vengono anche trovate tracce di meperidina e viene a galla un'altra verità che sorprende tutti coloro che conoscevano il medico. Francesco Narducci faceva uso costante di quella sostanza. Un ennesimo colpo di scena che alimenta ancora di più i dubbi e le domande. Perché, si chiedono tutti, un ragazzo come lui, brillante, bello, desiderato dalle donne, uno che amava la vita, lo sport, le vacanze, un giovane brillante sotto tutti gli aspetti, compreso il suo lavoro nel quale eccelleva su tutti, si sarebbe dovuto drogare? La sorpresa più grossa in sede di autopsia arriva con lo studio delle uniche fotografie esistenti scattate dal decano dei fotoreporter umbri Pietro Crocchioni sul molo di Sant'Arcangelo. Un colpo di scena che lascia tutti senza fiato. Il consulente antropometrico del professor Perucci, dice Alvaro Fiorucci, giornalista Rai, che sulla vicenda ci ha scritto un libro dal titolo 48 Small, studiò con dei sistemi scientifici quelle fotografie e giunse alla conclusione che il cadavere ripescato sul lago non poteva essere quello di Francesco Narducci perché non tornavano le misure. Il cadavere fotografato sul molo era sicuramente di una persona che portava non una 48 small come quella indossata da Narducci, ma di un uomo che per le sue dimensioni avrebbe dovuto portare almeno una 56. Un altro fatto, per così dire, curioso è che quel cadavere era sicuramente più corto di quello di Narducci, che come tutti sanno era alto tra 1,80 m e 1,85 m. Quel corpo rinvenuto nel lago, riconosciuto come quello di Francesco Narducci, quindi, non sarebbe stato del medico perugino, ma di un'altra persona mai identificata e utilizzata solo per nascondere qualche verità imbarazzante. Secondo la procura, il corpo di Narducci sarebbe stato trovato il 9 ottobre 1985, incaprettato, all'isola Polvese e quindi nascosto. Solo successivamente, il 12 ottobre, entra in scena il secondo cadavere. Un'ipotesi apparentemente suggestiva, ma che con il passare del tempo diventa sempre più credibile. Ma quale imbarazzante verità avrebbero potuto spingere persone di un così alto livello a sostituire un cadavere con un altro? Una conferma, anche se indiretta, arriva dalla data sbagliata impressa sulla bara del medico, 9 ottobre 1985, la data successiva alla sua scomparsa. Si tratta solo di un banale errore oppure nella bara è stata stampata la vera data della morte del medico? Se così fosse, la famiglia avrebbe già saputo della sua morte dall'8 ottobre e avrebbe quindi taciuto per nascondere il coinvolgimento dell'uomo nelle vicende del mostro di Firenze. L'ipotesi è che tra il professor Ugo Narducci, padre di Francesco, e Francesco Trio, allora questore di Perugia, ci fosse un patto per nascondere le vere ragioni della morte del medico. Sia Francesco Trio che Francesco Di Carlo, ex comandante dei Carabinieri di Perugia, uscito di scena per avvenuto decesso, vengono raggiunti da un avviso di garanzia perché avrebbero contribuito in diversa misura a nascondere la verità impedendo l'autopsia. Il padre e il fratello del medico perugino vengono invece accusati di aver manovrato l'occultamento fin dalla sera della scomparsa, quella dell'8 ottobre 1985, oltre che di avere fatto sparire la lettera lasciata da Francesco Narducci nella villa di San Feliciano. Anche Alfredo Brizioli, legale della famiglia del medico assassinato, viene accusato di aver svolto un'attività sospetta nelle acque del lago dal giorno successivo alla scomparsa del medico e di aver esercitato atti di intimidazione nei confronti della stampa. Ma non solo. Secondo l'accusa, Francesco Narducci avrebbe frequentato assiduamente San Casciano in Val di Pesa, dove avrebbe avuto a disposizione un'abitazione e intrattenuto amicizie con personaggi già coinvolti nelle indagini sul mostro di Firenze. Tra questi anche il farmacista Francesco Calamandrei, assolto poi per non aver commesso il fatto.
cosa più assurda, più grave di tutte, e c'è chi l'ha visto. Cioè esiste un testimone che per trovarlo, vero? Lasciamo perdere. Era stato messo fra le parti offese. Offese da cosa? È un pescatore del lago Trasimeno che era lì intento a mettere tofi. Se siano questi tofi non capivo tanto bene. Comunque credo fossero dei pali con allegati delle reti, insomma, per prendere pesci, no? E fino ad arrivare da San Feliciano in questa barchina, con alla guida, tipo pilotina, con alla guida questo giovanotto, il quale, quando si trova a circa 100 metri da lui, spegge il motore, lascia il posto di guida e si va a sedere a poppa. Lui a questo punto lo perde di vista, per poi attimi. Dopodiché, quando riguarda la barca, vede sulla barca non c'è più nessuno. E allora Megami dice, questo ha un malore di cascare nell'acqua. Nella nottata, verso la mezzanotte, viene trovata la barchina in mezzo a un canneto, senza nessuno a bordo, la barchetta è Narducci. Dopodiché, quando il corpo è Narducci, si riempie d'acqua e il peso specifico diventa equivalente a quello dell'acqua, ecco che galleggia il corpo. Si ritrova il corpo, ritrovando dei pescatori, lo porta sul molo, è pieno d'acqua, viene riconosciuto come Narducci da diverse persone, amici, due medici. E poi nasce questa storia del doppio cadavere, la cosa più divertente, ma più assurda del mondo. Perché il doppio cadavere? Per evitarsi di essere questo figlio era stato ucciso. Da cosa? Quando nasce questa ipotesi, e 10 anni dopo, si resuma il cadavere, si vede che il cadavere è perfetto, non ha nessun segno di violenza sul corpo. E che bisogno c'è di fare tutto questo archeggio del cadavere e pescare chissà da dove, buttare nell'acqua, tirato fuori, rimesso in un'altra parte, non so, è un'assurdità, credo. Quello che spaventa è che un caso del genere, che secondo me meritava, come dice la Cassazione, un vaglio dibattimentale, se non altro perché è uno dei massimi processi, delle massime storie criminali che è avvenuto in Italia, 8 coppie ammazzate in maniera così barbara, è impossibile non trovare una prova o comunque una cosa, meritava una verifica dibattimentale e tutto si è determinato con la prescrizione. Non è concepibile questo perché un processo del genere doveva averci la precedenza, in assoluto su tutti gli altri processi. Non possiamo fare processi al rubagalline o al poveraccio e lasciare in pregiudicata e farci prescrivere questa questione qui. Meritava un vaglio dibattimentale, se non altro di un primo grado, meritava un vaglio davanti al giudice naturale, che è il giudice del dibattimento. Dal ritorno della Cassazione si è fermata lì con la prescrizione per molti, tranne che per Brizioli, che aveva rinunciato alla prescrizione, ma era una posizione marginale. Il vero protagonista fondamentalmente dell'inchiesta è stato il pubblico ministero Vignini, e in questo caso lui stesso aveva chiesto l'archiviazione per il delitto di omicidio, però con una sentenza che lo stesso CUP De Robertis al tempo aveva dichiarato che, pur essendoci l'omicidio, la cosa particolare, non essendo stato ricostruito l'omicidio, in ogni caso c'era lo stesso, aveva escluso completamente l'ipotesi del suicidio, nel senso che il cadavere ritrovato nel lago nell'85 sicuramente non era quello del Narducci,
la morte del Narducci era avvenuta per strangolamento, per cui anche se si era chiusa l'inchiesta giudiziaria con nulla di fatto, sicuramente erano emerse delle circostanze perlomeno particolari e quindi un coinvolgimento del Narducci non veniva certamente escluso. L'altra inchiesta, che è quella che poi si è chiusa di fatto dopo 14 anni di indagini, che è quella chiusa nel luglio 2014, riguardava l'occultamento di cadavere e tutta una serie di questioni. Quello che rimane però di tutta la vicenda, nonostante tutti gli anni di indagini, il fatto che ci siano stati così tanti interventi giudiziari e così discordanti l'uno dall'altro, anche se si è messa fondamentalmente sulla vicenda giudiziaria una pietra definitiva, sicuramente rimane una questione che per il semplice osservatore rimane sicuramente una questione controversa, non chiara e con contorni assolutamente non definiti. Si è parlato spesso di mandanti per il delitto, per i delitti del mostro di Firenze. È una cosa, a parte l'assenza di qualsiasi elemento che lo sorregga questa ipotesi. Ma è anche logicamente un assurdo perché, come dicevo, si tratta di delitti commessi sempre con la stessa modalità, cioè modus operandi, come si dice. Fa gli stessi gesti, non è solo questione di avere la stessa arma. Gli stessi gesti, sempre uguali, e sempre la stessa psicopatologia. Ora la psicopatologia non si delega a nessuno, la si soddisfa da solo. E stando sui luoghi del delitto si vede benissimo che ha agito una sola persona. Parlando sempre con quelli dell'FBI ai quali chiesi delle informazioni, mi mandarono uno scatolone pieno di documenti, anche con delle loro pubblicazioni, in cui ci sono casi di serial killer americani analoghi, con lo stesso tipo di mutilazioni. E uno arrestato disse, ma a un certo momento non so neanche io, l'ho fatto e mi è riuscito. Così, non era progettato. Il sostituto procuratore Giuliano Mignini è sempre più convinto che l'incidente sia solo una copertura e che la morte di Francesco Narducci sia avvenuta per omicidio e nasconda segreti terribili. L'inchiesta a questo punto viene divisa in due tronconi. La prima ipotizza l'omicidio del medico e vengono indagate 6 persone, mentre la seconda inchiesta ipotizza il grande depistaggio. Un'associazione a delinquere che dal 1985, per vincoli di amicizia o di natura massonica, avrebbe operato per nascondere il fatto che Francesco Narducci era stato ammazzato e sotto inchiesta finiscono 20 persone, tra le quali c'è un po' di tutto. Dall'ex questore Trio, all'ex comandante dei Carabinieri, dal vice comandante dei Vigili del Fuoco fino all'avvocato Fabio Dean. Il legale, secondo l'accusa, avrebbe fatto delle telefonate al ministero dicendo che a Perugia stavano succedendo degli sconquassi perché la magistratura stava per arrestare degli avvocati e questo fu letto dalla procura come una sorta di pressione sul ministero per bloccare le inchieste di Mignini. Inchieste che marciano insieme, ma la prima, quella che ipotizza l'omicidio volontario, viene archiviata con il proscioglimento dei 5 indagati su richiesta dello stesso Mignini che, senza tanti giri di parole, scagiona gli indagati dall'omicidio. Tanto che il giudice Marina De Robertis archivia l'inchiesta come omicidio volontario ad opera di ignoti. Ribaltando quindi le motivazioni del 1985 che invece avevano archiviato la morte di Narducci come una disgrazia o un suicidio. Una lettura giudiziaria che non piace alla famiglia del medico assassinato che presenta ricorso, perdendo però tutti gli appelli. L'altra inchiesta, la seconda, finisce con la sentenza di Paolo Micheli che proscioglie tutti gli indagati, motivando la sua decisione con oltre 900 pagine di sentenza, in cui, sostanzialmente, sostiene che non ci sia stata nessuna associazione nata per coprire verità indicibili e che gli accusati, dal padre al fratello, dalla cognata all'avvocato di famiglia, fino a tutta la schiera di amici e conoscenti che in qualche modo hanno avuto a che fare con questa vicenda, non abbiano commesso i reati ipotizzati dalla pubblica accusa. Anche la fantomatica pista esoterica, quella sponsorizzata dalla giornalista Gabriella Carlizzi, che per mesi fece discutere non poco, finisce miseramente nel nulla. Se sulla vicenda del mostro si volesse fare un film, non ci sarebbe miglior titolo del semplice ma eloquente Francesco Narducci 3, Il Ritorno. Tra archiviazioni, proscioglimenti e ancora archiviazioni, il caso del medico perugino sembra non finire mai. La terza sezione della Corte di Cassazione, infatti, ha cancellato il reato di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di cadavere, per nascondere, secondo le accuse, i legami del medico con il mostro. Annulla però anche la sentenza di proscioglimento per la ventina di indagati e di fatto riapre il mistero rimandando tutti in aula.
dando soddisfazione al ricorso della Procura Perugina, nella persona dell'allora sostituto procuratore Mignini, che tutta la vicenda l'ha spulciata e analizzata per anni, andando a verificare anche i dettagli più nascosti, e della moglie di Francesco Narducci, Francesca Spagnoli, che non avevano preso molto bene la sentenza di proscioglimento del giudice Micheli. La Cassazione, dopo un esame attento delle carte, alla fine ha deciso che Ugo Narducci, padre di Francesco, Pierluca Narducci, fratello del medico assassinato, Francesco Trio, ex questore di Perugia, Alfredo Brizioli, amico e legale della famiglia Narducci, Adolfo Pennetti Pennella, vicecomandante dei Vigili del Fuoco, nel frattempo deceduto, e Luigi De Feo, che era un dirigente della questura di Perugia, vanno prosciolti tutti dall'accusa di associazione per delinquere, in quanto non è mai esistita. E nel nuovo processo sono stati tutti assolti, a cominciare proprio da Alfredo Brizioli, assolto da tutte le accuse. Proscioglimento per prescrizione dei reati per altri 5 imputati. Si tratta infatti dell'ex questore di Perugia, Francesco Trio, accusato di aver cercato di interferire attraverso il Ministero sull'attività di Michele Giuttari e del Gides. La domestica di casa Narducci, Emma Magara, era accusata di falsa testimonianza relativamente a quella che sarebbe stata l'ultima lettera che Narducci avrebbe lasciato. Il giornalista Mario Spezzi, l'ex poliziotto Ferdinando Zaccaria, l'operaio Luigi Ruocco erano accusati di calunnia nei confronti di Antonio Vinci e anche di altri per la famosa operazione Villa Bibbiani, dove, secondo alcune ipotesi investigative, ci sarebbero stati i reperti relativi ai delitti del mostro di Firenze. Con queste nuove assoluzioni, dunque, se non ci saranno altri ricorsi, il caso Narducci, almeno per la giustizia, sembra chiuso. E sembra essere terribilmente lontano dalle ipotesi investigative formulate dalla Procura e da Giuliano Mignini. Si tratta di, come evidente, di un personaggio il quale uccide e ha ucciso nella sua avventura che è durata tanti anni e che in particolare dal 1968 al 1986, e quasi 20 anni, ha ucciso ben 16 persone, 8 diverse coppie, e in questo, cioè l'uccisore di coppie, è unico al mondo, perché molti serial killer sono uccisori di uomini o uccisori di donne, ed è molto raro che concentrino la loro azione su coppie, uccidendo entrambi i termini di questa coppia, cioè il maschio e la femmina, giovani coppie ad incontro più o meno casuale, che veniva comunque, questo incontro veniva a verificarsi in certi momenti e in certe aree. I momenti e le aree non sono mai stati studiati dagli investigatori, mentre invece sono stati studiati da tutti coloro che in qualche modo hanno interesse a questa vicenda. E questo interesse, peraltro, venne aumentato perché lo stesso procuratore Vigna dette l'incarico al professor De Fazio, noto medico legale e criminologo, proprio fu il primo incarico in cui gli si chiese a questo criminologo non di fare una perizia su un qualcuno che fosse noto, un imputato noto, no? Una perizia volta a sapere se questa persona avesse o no la capacità di intendere e di volere, bensì una perizia per sapere come e quali potessero essere le caratteristiche psicologiche e fisiche dell'autore di un gruppo di delitti. Questo gruppo di delitti all'epoca era composto da 7 delitti e successivamente, l'anno dopo, dall'ottavo delitto che partecipò all'insieme
degli atti criminali. Ora, lo stesso professor De Fazio fece un'ottima rassegna, un ottimo studio di tutti gli elementi disponibili per concludere che il mostro dovesse avere determinate caratteristiche, per esempio essere un uomo alto, un uomo grosso, un uomo che non aveva lasciato praticamente nessuna traccia, e questo indicava un comportamento particolare, di particolare attenzione, di particolare ossessività nei confronti delle cose, e poi un uomo indubbiamente che veniva spinto a compiere le sue azioni da impulsi sessuali, di natura chiaramente sessuale. Narducci entra nell'indagine nel 2001, quando è già morto da tanto tempo, perché è morto nel 1985. Il medico perugino potrebbe effettivamente ricondursi a un'ipotetica tipologia dell'esoterista, dell'occultista. Per esempio, c'erano voci popolari su di lui che dicevano che si interessava di satanismo e di esoterismo. Però magari in questo, a questo punto potrei essere anch'io uno, diciamo, delle persone messe sotto l'indice, perché mi interesso di esoterismo e di occultismo. E poi un medico, anch'io sono un medico e comincio a sentire un po' l'aria della pericolosità attorno a me dell'imputazione. Perdonate se io cerco di essere un po' scherzoso su questi argomenti, ma guardate che la pista occultistica, la pista esoterica, spesso richiamata in questi delitti, a mio parere non ha proprio ragione di esistere. E vi dicevo, quindi è anche un medico, e quindi si parlava della perizia per trasportare questi feticci utilizzata dal mostro di Firenze. E poi ci sono anche vere e proprie leggende, no? Si dice che, ma chi? Non sappiamo chi. Andando in una delle case di Narducci, abbia trovato nel frigorifero dei resti umani, i feticci, però non ci sono prove, chiacchiere che alimentano altre chiacchiere, quindi misteri o pseudo misteri. Si è poi addirittura parlato di un coinvolgimento della massoneria perugina, città che ha molte logge, ognuno fa quello che gli pare della propria vita, in realtà smentita totalmente, non c'entrava nulla nemmeno la massoneria, questo perché il padre di Narducci apparteneva a una loggia massonica perugina. Quindi vi dicevo, tutto questo ci fa parlare di riti esoterici e di riti occultistici soltanto così, pur parlare, in realtà non abbiamo nessun tipo di prova. Tra l'altro, i delitti del mostro di Firenze sono delitti da vero serial killer, e parlare di mandanti, di una cupola di mandanti, anche esoteristi occultistici, che porta a uccidere l'altro, è come se il piacere fisico provato dal serial killer potesse essere in qualche maniera, come posso dire, delegato ad altri. È come se, perdonatemi, a voi piacesse un gelato al cioccolato e decideste di provare tanto piacere facendolo mangiare a un altro. Il mostro era indubbiamente una persona che veniva spinto da tematiche che erano da una parte sessuali e dall'altra erano paranoiche, nel senso di costrutti fantastici di tipo religioso, mistico-religioso, che avevano a che fare con il rapporto fra una giovane coppia, che in realtà andavano in macchina a fare l'amore da luoghi pubblici, più o meno pubblici, dove chiunque avrebbe potuto vederli. E questo era ciò che dava fastidio al mostro. Il mostro non avrebbe voluto vedere quelle cose che a lui davano un particolare fastidio, ma anche un particolare eccitazione, tanto da giungere ad uccidere. Molti studi vennero fatti sull'arma del mostro, che era una pistola beretta calibro 22, che sparava delle pallottole particolari, erano sempre le stesse, e che quindi fecero capire che il soggetto avesse comunque un'arma, comunque una dotazione di cartucce, che poi un centinaio di cartucce, che poi ha sparato nel tempo delle sue azioni, perché ogni volta ne sparava
almeno una decina, 10, 12, e tutti questi colpi non hanno superato la soglia dei 100. Anzi, si può dire che quando ha finito le sue munizioni, il mostro non ha colpito più, non ha colpito più quel tipo di soggetti, perché a mio parere ci sono stati altri soggetti che sono morti e che sono tutti quelli che nell'avvicinarsi dei processi probabilmente avevano degli elementi per conoscere la personalità, per conoscere, per addivenire a capire chi era il mostro. Fra questi in particolare Francesco Vinci, il quale Francesco Vinci, uno della famosa branda dei sardi di cui si è parlato, in realtà era colui che molto, con molta probabilità, aveva ceduto al mostro, al giovane mostro, una pistola, la pistola che poi lui ha usato nei suoi omicidi, per cui lui non avrebbe potuto lasciare libero Vinci, né le persone con cui Vinci poteva avere una particolare confidenza. E infatti venne ucciso lui, il suo servo padrone, la donna Milva Vanatesta con cui Vinci aveva avuto dei rapporti, e altri che potevano in qualche modo metterlo in crisi durante i processi, anche se nei processi non è mai entrato nessuno che avesse delle caratteristiche di questo tipo. All'epoca dell'inchiesta sul mostro di Firenze, per tutti Michele Giuttari era il super poliziotto, l'unico in grado di essere riuscito a chiudere il cerchio intorno ai compagni di merende, ma anche colui che insieme al PM perugino Giuliano Mignini aveva dato una nuova svolta a tutta la vicenda, spingendola fin dentro le mura di Perugia e facendo preoccupare più di una persona. Capo della squadra mobile di Firenze dal 95 al 2003 è stato proprio Giuttari a dare la svolta decisiva, anche se per molti versi molto discussa, all'inchiesta sul mostro che ha poi portato alle condanne dei compagni di merende Pacciani, Vanni e Lotti, toccando un picco altissimo di popolarità, ma creando intorno a sé anche tanta invidia. Come spesso accade, soprattutto nel nostro paese, la popolarità di uno a volte crea il malcontento di altri e il dazio da pagare è quasi sempre pesantissimo. Dopo il coinvolgimento nelle vicende del mostro del medico perugino Francesco Narducci e lo spostamento dell'inchiesta a Perugia, per Michele Giuttari arrivano anche i primi guai, di quelli seri, che macchiano un'intera vita passata a servire lo Stato. Giuttari e Mignini erano finiti a processo a Firenze. La procura di Perugia avrebbe svolto indagini parallele a quelle della procura di Genova relativamente alla registrazione di colloqui finiti nell'inchiesta sulla morte di Narducci. Si trattava delle conversazioni tra Giuttari e il magistrato Canessa da una parte e con il questore De Donno dall'altra. Mignini e Giuttari erano accusati di abuso d'ufficio, mentre il solo Mignini anche di favoreggiamento nei confronti di Giuttari. Nel primo processo di Firenze i due inquirenti erano stati condannati, mentre in appello la sentenza era stata non solo annullata, ma era stato dichiarato competente il Tribunale di Torino. La Procura Generale di Firenze aveva fatto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo aveva respinto. Nel nuovo processo torinese, Mignini e Giuttari sono stati assolti con formula piena dal GIP Giorgio Potito perché il fatto non sussiste. I due magistrati si sono sempre detti convinti che la loro totale estraneità sarebbe prima o poi venuta fuori. Le loro indagini avevano probabilmente toccato una fase molto cruciale e delicata, e questa vicenda giudiziaria, che si è trascinata per molti anni fino ad arrivare alla loro totale assoluzione, ha finito probabilmente con il bloccare il proseguimento dell'inchiesta. Quello che spaventa e che lascia un senso di amaro in bocca è che coloro che stavano seguendo delle piste, comunque delle piste ricostruttive che andavano ed era obbligatorio verificare,
come ha detto anche la Cassazione, fortunatamente che c'è stata questa sentenza della Cassazione che un po' di chiarezza in circa 20 pagine l'ha fatta, erano piste da verificare. Giunter e Mignini, che è un grande pubblico ministero, un pubblico ministero senza dubbio onesto, un pubblico ministero senza dubbio che non aveva secondi fini se non quelli di accertare la verità, sono stati poi sottoposti a loro volta a pressioni e processi anche penali, che fortunatamente per loro si sono conclusi con un nulla di fatto. Comunque, se si sottopone a processo penale il PM che investiga, qualche lesione dell'ordinamento, qualche problematica c'è e non dovrebbe esserci. Come una specie di chi tocca questi fatti qui, chi forse, perché la verità la sa solo il nostro Signore e il mostro che avrà fatto questi duplici omicidi, questi 8 plurimi omicidi, forse chi si avvicinava, per ipotesi poteva aver toccato delle corde sensibili, viene immediatamente bloccato. Questo non è corretto, perché l'investigatore, chi giudica è l'investigatore, deve essere libero. Questa è una delle vere ipotesi dell'autonomia e indipendenza della magistratura, che qui io ci vedo. Non significa possiamo fare quello che ci pare, ma quando ci avviciniamo a dei poteri forti dobbiamo essere comunque tutelati dalla nostra autonomia e indipendenza, perché altrimenti ci si ferma sempre a livelli bassi di investigazione. Penso che fosse un poliziotto con attribuzioni e ruoli di servizio segreto. Questo lo dico perché sembrerebbe chiaro che questa persona sia stata protetta. E si protegge chi, se Dio ne guardi, viene preso, chissà quante cose racconta. E quanti altri omicidi, tenendo presente, come ha scritto uno psicologo bravo della regione di Firenze, questo è uno preparato militarmente. Da cosa risulta questo? Da un semplice fattore: non ha mai lasciato dietro di sé, salvo una volta, in coma profondo, però morirà dopo poche ore, un ferito. Ha una determinazione omicida spaventosa. Guardi che è piuttosto raro questo, perché se uno va a vedere la storia criminologica di omicidi, di più persone, di coppie, eccetera, uno della Spagna c'è quasi sempre. Individuo di una freddezza, di una ferocia, di una capacità omicida straordinaria. Uno che, dice questo psicologo, si trova in mezzo a 500 milioni di persone. Bene. E uno così può avere avuto anche un ruolo d'altro tipo. L'omicida si avvicina alla macchina. Dopo, in qualche modo, avere rivelato, questa è l'ipotesi che faccio io, vero? Intendiamoci, però l'ipotesi è attendibile. Dopo aver rivelato in qualche modo la sua istituzionalità, attraverso per esempio quella bolla azzurra che si tiene sopra la macchina, lo si è avvicinato alla macchina, la bolla azzurra. Nell'omicidio del 74, dove viene uccisa questa coppia di ragazzi, si trova il libretto di circolazione della macchina caduto sul tappetino dell'automobile. Il vetro da cui probabilmente si è sparato risulta sempre frantumato nell'automobile. Un bucato, frantumato completamente, ma frantumazione è stata operata dall'assassino,
per evitare che si capisse che il finestrino era aperto. E per evitare quella conclusione a cui si arriva facilmente, finestrino aperto da chi? Aperto da questi ragazzi, dai ragazzo, per fare che? Si è affacciata a livello giornalistico, a livello di anche operatori del processo, un'ipotesi allarmante, che il mostro di Firenze potesse essere un uomo indiviso, comunque un uomo delle istituzioni. Perché si è fatta questa ipotesi? Perché il mostro di Firenze si muoveva liberamente e ha dato in più ipotesi, in più omicidi, la certezza che conoscesse in maniera dettagliata cose che solo chi era dentro al sistema repressivo, al sistema di polizia, al sistema della procura poteva conoscere. E quindi si sospetta che questo mostro agisse in maniera, passava inosservata, cioè l'omicida passava inosservato nei luoghi che dove poteva commettere e si allontanava senza essere o bloccato o fermato, eccetera. Poi c'è un'altra ipotesi, ma questa è più che sia proprio ad un controllo di polizia, perché si dice che per molte vittime vi era il libretto di circolazione, però questo non vuol dire nulla, potrebbe essere anche un depistaggio. Ma comunque chi ha fatto questi delitti aveva molti elementi che possono far sospettare uno che sapeva tanto, che sa, che quindi stava con le mani in pasta. Penso che possiamo dire una letterina a qualcuno la manderà. Anche perché, insomma, io se fossi a tu per tu con lui direi, ma scusi una cosa, lei ha fatto tutto questo trambusto, queste cose, e vuole che la storia finisca senza che lei venga fuori, un autore mai trovato. Questi delitti così, diciamo, perfetti per certi versi.